Salve a tutti ragazzi, un saluto dai Games Eater, io sono Lone Reaper e oggi vi propongo un tutorial per capire le basi di Scam, un survival open world molto realistico. Allora, innanzitutto vi consiglio di andare a scrivere official in modo tale da trovare i server ufficiali e cliccare su refresh, così che i server ufficiali insomma non vengono cancellati, dunque non vi cancellano il personaggio. Andiamo alla creazione. Come vedete, se alziamo l'età abbiamo dei bonus e dei malus in base all'età, ma alla fine i numeri sono gli stessi, i punti skill sono gli stessi, quindi io metterei 30 anni e poi lo sistemerei su 5-5-3. Ah, attenzione, qui c'è una caratteristica un pochino singolare per i giochi. Come vedete, se noi alziamo le dimensioni perdiamo punti skill, il che non conviene. Dunque, visto che è un gioco e non ci importa in questo caso, andiamo a diminuire al minimo, così che da avere un sacco di punti skill da usare per potenziarsi il personaggio. Io direi di fare 5 in forza, 5 in costituzione, 3 in destrezza e 2,5 in intelligenza. Gli date la personalizzazione che preferite e andiamo avanti a mettere le skill. Come vedete, per ogni punto caratteristica messo ottenete 2 punti per le skill. 5 ve ne danno 10, 2,55 e via dicendo. Allora, per le skill della forza lasciamo stare il boxing, perché dopo questo tutorial non avrete bisogno di boxare sicuramente. Io metterei al massimo il rifle, per come gioco io, perché presto si troveranno dei fucili. A medium le melee weapon e a basic le handgun, cioè le pistole che non useremo molto spesso. Per le skill di costituzione io metto sempre al massimo la resistenza e il resto in corsa. Per quanto riguarda la destrezza, per il mio modo di giocare preferisco un advanced di stealth e stop. Altri metterebbero un medium, insomma, ognuno gioca come preferisce. Qui invece sono indeciso tra il survival e lo sniping. A chi inizia adesso consiglio di mettere medium di survival e il resto in sniping. Ok, creiamo il nostro personaggio. Questo è un personaggio abbastanza equilibrato, per chi inizia a giocare consiglio di farlo in questo modo. Per chi non lo sapesse, il gioco, come dicevo, è un survival open world molto realistico, tranne per il discorso che ci sono degli zombie, dei robot e per il fatto che siamo in un futuro utopistico e futuristico, come dicevo prima, insomma, dove la gente si diletta a vedere i detenuti che si ammazzano fra di loro. Infatti hanno creato questo carcere su un'isola o una penisola, non ho capito bene, dove gettano insomma i detenuti in mezzo alla mappa come fosse una battle royale e li costringono a ammazzarsi tra di loro. Come dicevo, appunto, le meccaniche sono molto realistiche, però potrete trovare zombie, robot, anche gli zombie sono dei player morti, perché come in The Walking Dead, se vogliamo, c'è il virus nell'aria. Anche voi, se verrete uccisi, verrete tramutati in zombie. Un po' del vostro equip resterà a terra, il resto resterà addosso allo zombie, al voi zombie che gira per la mappa. Ok, eccoci qui. Aspettiamo che caricano la texture. Ok, come vi dicevo, ho visto molta gente che apriva la mappa e partiva verso la città più vicina. Vedete, noi siamo in D4 e potremmo andare verso quella grande cittadina portuale, sarebbe ottimo. Ma in queste condizioni i primi zombie che incontriamo, se ci prendono 2-3 zombie, siamo morti di sicuro. Quindi andiamo a craftarci qualcosa. Iniziamo col cercare qualche pietra. Eccole qui. Benissimo, ora apriamo l'inventario con tab e andiamo su crafting. Utilizziamo 2 pietre per craftarci un coltello di pietra, che ovviamente è il più scarso del gioco, avrà poca durabilità, si rovinerà facilmente, ma ci consentirà di craftarci le prime armi improvvisate. Ecco qui, equipaggiamo il coltello e utilizziamolo per tagliare questi arbusti. Da questi arbusti otterremo small wooden stick e long wooden stick, cioè pezzi di legno, bastoncini corti e bastoncini lunghi, diciamo. I bastoncini corti li possiamo utilizzare per sfilacciarli col coltello e creare una stoffa, mentre con quelli lunghi possiamo creare le armi, le lance e via dicendo. Ok, utilizziamo quei legnetti corti, vedete, nelle vicinanze ci sono i legnetti corti e i legnetti lunghi che abbiamo ricavato dagli alberi. Utilizziamo quelli corti per craftare una corda. Ok, ecco qui la nostra corda. Adesso, grazie a questa corda, al legnetto lungo e a 2 pietre,
Usando il coltello possiamo craftarci una lancia di pietra, che è già un'arma simpatica perché ci consentirà di one-shottare gli zombie se li prendiamo in testa o al massimo bishottarli se li prendiamo al corpo, ecco qui. Per chi fosse di fretta può semplicemente prendere un bastoncino di legno lungo e affilarlo col coltello per crearsi una lancia di legno. Sarà meno efficace di quella di pietra, però si fa più velocemente. Eccoli qui. Adesso, per chi fosse interessato a crearsi una casa più avanti, una shelter da cui poi potete nascere e quindi non dover respawnare a caso, dovrete tagliare gli alberi più grossi, che col coltello non potranno essere tagliati. Come fare dunque? Dobbiamo craftarci un'accetta. L'accetta si crafta, intanto ci serve un'altra corda, quindi dovremmo spaccare, ci servono altri 5 small wooden stick, quindi dovremmo spaccare un altro albero, ma vi spiego che utilizzando il coltello per tagliare in due un long wooden stick possiamo prendere due o più pezzi di small wooden stick, quindi qui ne abbiamo due lunghi e uno piccolo. Tagliamo i due lunghi in modo tale che ce ne diano altri 4 di quelli piccoli come minimo, ma alcune volte capita anche di più. E utilizziamo quindi 5 small wooden stick per craftarci un'altra corda, sfilacciandoli col coltello. Eccola qui, mettiamola all'inventario e andiamo verso qualche altro arbusto per prendere il resto del legname che ci serve per costruire la nostra accetta. Ecco qua, tagliamo questi due. Al momento non si vede niente, però tra poco faremo un po' di... Ok. Bene, usciamo un paio di pietre da sottoterra, cerchiamo un paio di pietre. Benissimo. Ok, adesso con queste due pietre che abbiamo trovato sottoterra ci craftiamo la testa dell'accetta, eccola qui. Io preferisco quella piccola perché quella grande facciamo l'accetta a due mani che spacca gli alberi più facilmente, è più resistente, fa più danno. Però per iniziare a giocare secondo me è meglio quella piccola perché è più facile da maneggiare in combattimento. Ok, abbiamo fatto la corda, abbiamo fatto la testa dell'accetta, abbiamo per terra un legnetto lungo perché abbiamo tagliato l'arbusto e possiamo craftarci la nostra accetta. Eccola qui. Benissimo, siamo equipaggiati già per poter andare in una città tranquillamente. Adesso possiamo lanciare le lance e poi combattere in corpo a corpo con l'accetta. Un altro consiglio che mi sento di darvi, vedete, il vostro inventario è molto scarno, non potete portare molti oggetti, dunque anche se trovate qualcosa non vi sarà possibile portarvela dietro. Craftiamoci uno di questi zaini, il più semplice, perché per gli altri ancora ovviamente non abbiamo gli oggetti. Questo ci richiede 3 di stoffa, una corda e un coltello. Dunque, creiamo di nuovo la corda. Per terra ci sono i small wood stick che abbiamo ricavato dagli arbusti e ci craftiamo un'altra corda. Dopodiché ci serviranno le stoffe. Come facciamo a ottenere le stoffe? Strappiamo i nostri pantaloni. Non preoccupatevi di restare senza pantaloni, ecco, ok, non preoccupatevi di restare senza pantaloni perché il primo zombie che ucciderete o la prima città in cui arriverete li recupererete. L'unica cosa che vi consiglio è che se respawnate in territorio innevato aspettate di scendere dove non ci sarà la neve per togliervi i pantaloni, altrimenti inizierete a gelare. Ecco, abbiamo strappato i pantaloni e abbiamo ottenuto queste rags che normalmente possiamo utilizzare per bendarci, per bendare le ferite quando ci feriamo. Ricordate di non usare le bende ricavate dai vestiti degli zombie perché saranno sporchi e vi infetteranno. Comunque facciamo il nostro zaino. Benissimo, utilizziamo la stoffa, la corda e l'accetta per insomma lavorare il tutto, perché l'accetta funge anche da coltello ormai. Il nostro coltello si è consumato perché, come dicevo, la durabilità è bassa. Mentre spaccavamo arbusti e creavamo corde, il coltello si è rovinato, ma ci basta cercare due pietre per terra e craftarne un altro. Ecco, lo zaino ci mette un po' di più, ma ne varrà la pena, perché mentre col pantalone potevamo portare solo due oggetti, con lo zaino abbiamo 9 spazi, così quando troverete qualcosa potrete raccoglierlo. Intanto ci creiamo... Ah, raccogliamo la benda, così se abbiamo qualche problema possiamo curarci. Ci creiamo un altro coltello per non essere senza.
consiglio sempre di avercelo un coltello addosso. Perché anche se adesso vedete entra pure l'accetta nello zaino. Normalmente invece per craftare il coltello l'avrebbe buttata per terra e se voi ripartivate dimenticandolo l'avreste persa. Ecco qui. Vi faccio vedere come si usano le lance. Non mi pare che vicino ci siano degli zombie. Purtroppo no. Lanciamole contro un albero. Quindi potete usarle per attaccare in corpo a corpo. Come vi dicevo, quella di pietra farà più danno. Oppure per lanciarle. Uno. E due. Come dicevo, in testa uccideranno istantaneamente lo zombie. Mentre... anche quindi, quando lanciate le due lance, vi resta l'accetta per combattere in corpo a corpo. E in casi estremi potrete lanciare anche l'accetta. Ok. Come vedete... potete recuperare le armi. Ora sono attaccate all'albero, quindi sono facili da trovare, ma quando arrivano per terra diventa complicato, dunque non cercatele così. Aprite l'inventario e vi segnerà che nelle vicinanze ci sono le vostre armi. Ecco qui. Questa volta si sono buggate sull'albero. Strano, questa volta non ve le fa vedere. Prendiamole così. Vi faccio un esempio da a terra. Ok, vedete, cercare una lancia qui inizia a diventare complicato. Dov'è la lancia? Non si trova più. Aprite l'inventario, eccola qui la lancia, nelle vicinanze da qualche parte, e la equipaggiate. Benissimo, questo era il tutorial sulle basi di Scam. Più avanti ne faremo uno sull'alimentazione, su come curarsi, su come alimentarsi bene e qualcos'altro. Intanto vi salutiamo. Spero che questo tutorial vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Un saluto da Games Eater e da Lone Reaper.